Certamente, perché è una partita che già di sé dà stimoli particolari, quindi non c'è bisogno di preparare una partita in relazione agli ultimi risultati di quale dividerei. Insomma, con la Turris è una partita molto sfortunata, con tante occasioni a gol non sfruttate, le altre due partite opache. Adesso c'è la possibilità nel derby ovviamente di prepararsi bene, con grande motivazione e con la certezza che possiamo ritrovare la squadra, insomma, che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa. I periodi d'appannamento sono fisiologici, noi ho detto sempre che purtroppo gli infortuni troppi, io sinceramente non riesco a ricordare una stagione mia dove ho avuto tanti infortuni come qui a Avellino. Ci hanno perseguitato, hanno costretto l'allenatore sempre a inventarsi situazioni diverse, hanno costretto a una disparità di preparazione tra giocatori che facevano troppe partite ed altri che dovevano reinserirsi, quindi molto molto difficile la situazione. Però noi credo che dicevo ai ragazzi, noi siamo quelli di Caserta, siamo quelli di Brindisi, siamo quelli di Catania, questo dobbiamo ricordarci, quindi anche a Benevento andiamo per cercare di sollevarci immediatamente e ripartire con un grande slancio. Intanto io devo pensare che faremo tre partite di un certo spessore, a parte la Coppa Italia, che comincia a diventare interessante, quindi mi devo augurare di vedere una squadra come ho detto, quella delle partite che ho citato prima. Poi è chiaro che alla luce dei fatti dovremo fare delle considerazioni, ma non voglio pensare che insomma tutto quello che abbiamo fatto e la squadra che è e la potenzialità della squadra possa farci rivedere tutto quanto, insomma, che sarei piuttosto sorpreso, insomma. Quindi certamente abbiamo queste tre partite e dobbiamo concentrarci su queste tre partite in maniera assoluta, sperando di avere risposte importanti. Poi certamente dopo il Crotone si apre la sosta, poi il mercato di gennaio, che è un mercato, come si sa, di riparazione. Quindi riparazione significa di rivedere alcune piccole cose che in estate, poi sono state anche modificate dal cambio di modulo, no? Abbiamo detto che naturalmente noi giocavamo una difesa a 4, avevamo 8 difensori, ora giochiamo una difesa a 5, abbiamo bisogno di 10 difensori, alcuni li abbiamo adattati, quindi magari qualcosina già di partenza cominciamo a considerare, però questo sarà utile farlo dopo avere la risposta della squadra dopo queste tre partite. Insomma, tutti devono capire che sono stati scelti dall'Avellino per una stagione di ambizione. Abbiamo avuto un momento di appannamento, dobbiamo uscire da questo e ripartire con slancio, perché abbiamo le capacità, le potenzialità, i valori per fare questo. Quindi da questo ci aspettiamo tre partite importanti. I risultati non li posso immaginare, però le prestazioni sono da aspettarsi positive. Ma lei si aspetta, direttore, è chiaro dalle sue parole, una reazione pronta da parte della sua squadra, però tutto sommato ci sembra anche sereno su questa flessione che ha avuto l'Avellino nelle ultime partite. Crede che una ragione possa essere rintracciata proprio in quello che lei diceva prima, anche nel numero di infortuni e nella gestione così prolungata dell'emergenza? E le chiedo anche se si è dato anche una spiegazione, se state ragionando anche sul numero eccessivo di infortuni a maggior parte muscolari come l'ultimo De Varela. De Varela è un infortunio strano, perché prima di essere sostituito ancora sprintava e scattava, non ha avvertito nessun dolore, non lo so, evidentemente quest'anno ci capita di tutto, ma non sono solo infortuni muscolari. Il nostro giocatore più in forma, che ha dato un senso a questa stagione, Sgarbi, si è fatto male alla mano, pensate solo a questo, insomma. Probabilmente se giocava a basket si faceva l'ampiede, insomma, questo è il nostro, con la partita di tornasole, la nostra stagione. Però è Russo che era rientrato, poi si è fermato, insomma abbiamo avuto veramente anche nei giocatori di maggiore tecnica così degli stop, e poi tutto quello ha colpito i difensori, quindi indubbiamente l'ha vertirato lungo per certi giocatori e poi ha inciso anche sulle prestazioni, nel senso di stanchezza, nel senso di usura,
quelli che rientravano entrano, ma non è che possono essere al top della condizione, quindi è una stagione un po' segnata da questo fino adesso. Io spero che adesso sia riequilibrato il tutto, possiamo ritrovare l'Avellino che abbiamo immaginato in estate, ma che abbiamo anche visto e vissuto per lungo periodo. Quindi ora c'è stata questa flessione, tre partite diverse, che con Giuliano sinceramente fino al 70esimo avevamo fatto la nostra partita giusta, e poi è successo, non abbiamo reagito a un episodio negativo, non ci siamo presentati a Picerno e questo è inspiegabile. Però domenica, insomma, veramente 5 palle gol così nette io non ho mai visto in tutto il campionato, quindi abbiamo avuto più palle gol di quando abbiamo vinto in altre partite, quindi per forza devo avere fiducia, perché so quanto vale questa squadra e so quanto può dare, per cui devo avere fiducia. Beh, io credo ci sia molta differenza tra Avellino e Benevento, che a me non sta deludendo l'aspettativa, lo sta deludendo in questo momento, ma partiamo da un 15° posto l'anno scorso e abbiamo ricreato una situazione. Il Benevento è una squadra che ha giocatori che l'anno scorso lottavano per la Serie A, adesso stanno in C. Quindi la situazione del Benevento forse è più sorprendente, però è sempre una squadra con giocatori di grande valore ed è uno stimolo andare a giocare là, è uno stimolo a far bene là, quindi spero che la nostra reazione sarà forte e determinata.